Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light, Blue Radio. Intanto travolto, ma riesce comunque a servire Capogna, che parte dalla destra. Capogna, limite dell'area, Capogna tenga il dribbling, viene sgambettato a terra, c'è forse però l'ammonizione per simulazione a Capogna. Non è stata assolutamente una sfida facile. Intanto attenzione, Bonaventura, gioco di prestigio per Di Pietro, poi dietro Fognok, il cross che è un campanile sul quale corna, non riesce a intervenire, c'è Basso alle sue spalle che mette giù il pallone, cerca di entrare in area, poi va per vie orizzontali, il cross al centro, c'è una palla colpita dal numero 10 sopra la traversa, messa sopra la traversa da Guadagnin, non si alza la bandierina in un primo istante, poi sì. Punizione ancora nella metà campo, battuta veloce, Capogna, palla al piede, Capogna prova la conclusione, fuori mira, sballato dal terreno, un terreno che, come diceva una volta, sembra quasi che metta un coniglio nel pallone, con il pallone che salta un po' a casaccio. Parte adesso Purro sulla sinistra, lascia Basso, corna su di lui, lato corto dell'area di rigore, Basso prova a cercare il fondo, torna anche Pedrocchi, palla arretrata, il cross, secondo palo, la rete di Bonaventura, cronometro sul secondo palo, Malgrati alta la palla sopra lo specchio della porta. Intanto Danna, ottimo pallone recuperato, Pedrocchi aspetta a servire i compagni, c'è la salita di Magonara che taglia verso il centro, la palla per Capogna, dietro Danna, la conclusione strozzata sul fondo. Ecco che però almeno inizia appoggiandosi poi a Toss, rischio, palla persa, Lisai finisce a terra, un tocco sulla gamba non sanzionato dal signor Crezzini, che invece vede poi il fallo di Moleri. Lisai è finito a terra, forse si è anche fatto male da solo, con questo campo non si può escludere. Ancora Pedrocchi, 43 minuti, Danna, limite dell'area, pensa alla conclusione, Danna ci pensa, la realizza, ma fuori dallo specchio della porta, che fuori, poi Carboni combatte, forse con un fallo che non viene invece visto, parte per linea verticale Oneto, c'è cioè solo Malgrati, Oneto finisce a terra, c'è il fallo di fondo. Malgrati è riuscito a non farsi fischiare questo fallo su Oneto, poi la palla è cambiare marcia a questa partita. Intanto Lisai riesce ad approfittare di un brutto controllo di Purro, entra in area, Lisai la palla dietro per Segato che però è controllato da Fognok, Lisai la palla fuori, Pedrocchi la conclusione bassa, facile per Caruso, ma è forse la prima occasione in cui Lecco riesce a concludere in porta questa. Siamo al secondo minuto della maniera più concreta, anche se adesso deve subire l'attacco di Basso dalla sinistra, affrontato la corna, punta l'area, Basso entra, la conclusione, Guadagnin con i pugni, non bello ma efficace, la palla fuori, poi il tentativo di ribattere, Lisai alla fine con una freddezza glaciale appoggia la palla di testa a Guadagnin. Adesso Danna prova a liberarsi del punteggio, sotto di una rete a zero. Lisai al centro, il colpo di testa di Pedrocchi fuori, Segato, la conclusione, la parata di Caruso, conclusione bella e tesa ma di facile lettura per il numero uno avversario, che poi va al rilancio immediato, ma c'è Malgrati che mette 9 minuti di gioco, 1-0 Lavagnese, partita difficile, linee chiuse, campo piccolo e terreno pessimo non facilitano il compito di Brucellesi, che adesso perde un brutto pallone, Basso entra in area dalla sinistra, la conclusione sul secondo palo, Guadagnin fa mezzo pasticcio e poi c'è il rilancio di un Buceleste, Guadagnin un disastro ancora su questa azione, c'è stato poi un giocatore numero 11 finito a terra, Segato inseguito da un avversario, serve Lisai sulla destra, Lisai cerca di attaccare Purro, il cross, secondo palo, Capogna, e c'è la rete dell'Ecco, Capogna, 1-1, c'è la rete di Riccardo Capogna, il cross di Lisai, l'incornata sul secondo palo in rete,
Riccardo Capogna pareggia per i blu celesti. Lato corto dell'area di rigore, poi diventa fuori dall'area. Battuta bassa, palla che filtra in qualche maniera, la palla rimane lì, Capogna la rimette fuori ancora per Segato. Dietro verso Carboni che stacca di testa, poi Capogna la rete! C'è il fuorigioco, forse di Lella, che è stato l'ultimo. Numero 2, Bacigalupo. Con il numero 13, Bacigalupo. Vediamo se sarà un cambio ruolo per ruolo, ovvero di terzino. Casagrande probabilmente stava soffrendo troppo su quella fascia. Attenzione adesso il lancio, Lella si infila, Lella! No, non riesce a battere Caruso solo davanti a lui. Lella ha provato un tocco sotto che però è stato fermato. Che ha salvato una vera e propria rete in precedenza. Attenzione adesso Magonara, gran recupero, parte per linee verticali, l'appoggia Lella che libera il limite dell'area, Lella preferisce il servizio esterno per Draghetti che pensa a conclusione e va sull'esterno della rete, da una posizione quasi impossibile Draghetti coglie l'esterno della rete. Lella poteva forse pensare a mettere ancora di più. Parte Segato, la battuta, rimane la palla e non riesce Lella ad andare alla conclusione. Proprio nell'area piccola, Lisai sulla destra, la palla dentro, ancora l'intercetto in calcio d'angolo. Miracolosamente. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light, Blue Radio.